Quest'anno all'interno della Corrifano, che è fra l'altro la 24esima edizione, abbiamo anche una onlus, l'Africa chiama, e quindi siamo qui con la vicepresidentessa. Sì, qua con gli amici del CSI oggi anche per promuovere i nostri progetti. Siamo in Kenya, Zambia e Tanzania con progetti rivolti all'istruzione, alla salute, all'alimentazione e alla disabilità. In particolare oggi la piccola raccolta fondi con dei palloncini, con delle magliette, è rivolta ad un progetto per noi molto importante, la costruzione di un reparto di maternità in Zambia, dove mi sono appena recata, sono ritornata circa un mese fa, i lavori stanno andando avanti giorno dopo giorno, quindi ci auguriamo di promuovere al massimo, diciamo, questo nuovo progetto. Un altro piccolo appello, diamo dei volantini per un nuovo servizio civile. Il servizio civile è un'attività rivolta appunto ai ragazzi dai 18 ai 28 anni, un anno di servizio anche presso l'Africa Chiama, sia in Italia che all'estero. Quanto è nata questa onlus? Siamo già nel 12° anno di attività e a fine mese ci sarà la settimana africana, una settimana appunto con progetti, promozioni, premi anche a persone illustri, insomma, che verranno nella nostra città e a promuovere le nostre attività. Quest'anno siete a fianco anche allo sport, o lo sport è a fianco a voi, come volete. Sì, esattamente, lo sport è una forma di integrazione importantissima. Nei nostri centri in Africa promuoviamo appunto lo sport come forma di integrazione anche con i ragazzi disabili. In particolare, per esempio, giocano a basking, sai, il basket in carrozzella, e si insegnano appunto anche nella nostra scuola. Bene, iniziative importanti anche di integrazione. Assolutamente sì, lo sport, l'amicizia e il valore appunto dell'umanità, e questa è la cosa più importante. Bene, ringraziamo la vicepresidentessa dell'Africa Chiama, Anita, buon lavoro. Bene, siamo con il vicepresidente del CSI, Centro Sportivo Italiano di Fano, Francesco Paoloni, per questo grande entusiasmante pomeriggio di sport e di podismo rivolto non solo ai campioni ma anche alle famiglie, ai bambini e a coloro che amano camminare. Un evento che chiude una stagione del CSI molto intensa. Sì, chiudiamo la grande, come vedete, perché il tempo è veramente estivo anche oggi, quindi l'estate non finisce più, ma siamo ben contenti di questo. Siamo arrivati alla 24esima Corrifano e anche quest'anno prevediamo una grande partecipazione, visto che poi di anno in anno le famiglie sono sempre di più, i bambini sono sempre di più. E quindi via per la Corrifano. Quest'anno ricordiamo un nostro carissimo amico, un maratoneta che è scomparso da pochi mesi, anzi per la precisione nel mese di giugno. Sì, è Andrea Borgogelli, che è scomparso tragicamente nel mese di giugno in un incidente stradale. E gli amici e anche il CSI hanno raccolto l'invito a ricordarlo, visto che lui era un corridore ed era anche un donatore Avis, quindi insieme all'Avis abbiamo istituito un premio per il primo donatore e la prima donatrice che arrivano al traguardo. Quindi è un momento di... non soltanto ricordiamo questo nostro amico, ma anche un momento di solidarietà, perché parte del ricavato di questa 24esima edizione della Corrifano sarà destinata alla famiglia. Esatto, noi ogni anno dedichiamo una parte del ricavato in beneficenza. Quest'anno abbiamo deciso insieme a questi ragazzi di dedicare una parte del ricavato alla famiglia per sostenere le spese che possono avere dopo questa tragedia. Una bella giornata di sole, non vorrei che qualcuno è distolto ancora dal mare, dalla spiaggia. Sicuramente qualcuno, noi compresi, volevamo essere al mare, però oggi c'è la Corrifano, quindi speriamo che tutti vadano al mare domani, visto che anche domani sarà bello, e oggi vengono tutti qui, ma già vedo che l'affluenza è molto buona. Bene, ringraziamo il vicepresidente del CSI Francesco Paoloni e buon lavoro. Grazie. Marco Pagnetti, presidente del CSI, il Centro Sportivo Italiano. In precedenza abbiamo ascoltato il vicepresidente Francesco Paoloni, che è un po' l'anima della Corrifano, e lui insomma che si adopera per il meglio, per l'organizzazione di questa
gara podistica, una gara podistica appunto giunta alla 24esima edizione. Anche quest'anno si prospetta veramente una grande partecipazione in concorrenti. Ma sì, sicuramente ci aspettiamo dei numeri maggiori rispetto agli ultimi anni, perché stiamo lavorando sul territorio. Per noi questa è la manifestazione clou di tutta la stagione che si sta appena concludendo e sta per iniziare quella nuova. Ci aspettiamo dei grandi numeri, perché appunto abbiamo avuto degli ottimi numeri e un ottimo incremento in questi ultimi 4 anni. E quindi ringrazio prima di tutto Francesco, perché veramente è l'anima di questa Corifano, che grazie anche ai tanti collaboratori che abbiamo qui quest'oggi riusciamo a portare avanti questa bellissima manifestazione. Ci sta baciando anche il tempo, perché quando di solito noi diciamo sempre che quando abbiamo una manifestazione noi il sole ci bacia, vuol dire che forse quando ci bacia qualcuno bacia qualcuno, vuol dire che sta facendo bene e gli vuole bene per quello che sta trasmettendo. Noi cerchiamo sempre di trasmettere con queste manifestazioni sempre dei sani principi, di buona salute e soprattutto delle iniziative che vanno sul sociale, vedi con l'Avis, vedi con Chiama l'Africa, vedi le donazioni che facciamo, vedi il primo memorial a Borgo che abbiamo introdotto grazie anche ai tanti amici di Borgo che lo vogliono ricordare, la camminata, quindi di iniziative ne facciamo tanto. Io voglio anche ricordare le prossime 2 iniziative importanti che abbiamo, che sono quelle del 20 settembre, che avremo una convention per una presentazione di un libro che sta seguendo il mio vicepresidente Giacomo Mattioli, che ringrazio, e soprattutto la festa del 6 ottobre, che festeggeremo i 75 anni del CSI Fano sul territorio, quindi 75 anni di sport sano e di tante attività fatte propense a mettere al centro la persona. Quindi veramente invito tutti il 6 ottobre a venirci a trovare alla piazza 20 settembre di Fano, dove creeremo un villaggio dello sport e dove potranno giocare i tanti bambini insieme ai genitori e tutto quanto. E poi all'11:30 faremo la messa a San Paterniano con le autorità e coloro che ci vogliono venire a festeggiare insieme a noi. Veramente colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i miei collaboratori che quest'estate ci hanno aiutato, perché veramente abbiamo avuto una grandissima estate, e se stiamo crescendo il merito è di tante persone che ci mettono passione e tempo gratuito per promuovere il CSI come ente di promozione sportiva su tutto il territorio di Fano e della provincia di Pesaro-Urbino. Veramente grazie anche a te Oliva, che sei sempre qui presente con noi in questa manifestazione, perché anche la tua presenza per noi vuol dire tanto. Grazie di cuore. Bene, ringraziamo anche il presidente del CSI Marco Pagnete, e adesso spazio alle gare. Eccoli partiti, attenzione, buone lati dalla strada, bravi, sono tantissimi, 50, bravi, qualcuno ha fatto una capriola dalla gioia, bene, non è successo nulla, bel applauso, gli applausi sì, li vogliamo sentire, bravissimi, bravi, bravi così, bravi, stupendi, bene, tutti in fila ragazzi. Siete tutti vincitori, tutti vincitori, nessuno escluso. A tutti una bellissima medaglia, sognata per l'occasione. Bravi. Siete tutti in alto nel podio, non vi preoccupate. Bravi. Ma poi arrivate di vera all'interno della pista polivalente. Bravi. Bravissima. Facciamoci belli davanti alla telecamera di Fano TV. Bravissima. Attenzione,
attenzione lì, attenzione, attenzione, Siamo con il presidente dell'Avis Fano, Marco Savelli. Sport e Avis, ancora un binomio, un matrimonio vincente anche alla Corrifano. Oggi poi è una giornata, un'edizione, la 24esima edizione Corrifano, particolare perché corriamo in memoria di un nostro grande amico. Grazie, lo sport è vita, dobbiamo ringraziare il CSI per questo bellissimo evento. Il binomio Avis CSI è ancora vincente, con la dimostrazione di quanto è famiglia lo sport. Vedere più di 100 bambini oggi alla partenza ci sta riempiendo veramente il cuore. Ancora ho i brividi di vedere tantissimi bambini e bambine alla partenza e gioire con questa medaglia che per loro è un trofeo immenso da esibire non soltanto per oggi ma per tantissimi giorni e porta fino al cuore. È un po' come questo bellissimo messaggio che ci porterà al cuore grazie a Borgo, e questo è un messaggio che devo dire che la famiglia e gli amici hanno mandato e noi insieme al CSI non potevamo che accettare. Borgo è stato un grandissimo donatore e non possiamo che ricordarlo camminando oggi tutti insieme con questa bellissima maglietta rossa che i ragazzi e gli amici hanno creato. Quindi Andrea nel nostro cuore ha fatto tanto per salvare una vita e siamo sicuri che gli amici continueranno a mandare questo bellissimo messaggio del mondo del dono. Quindi viva la Tossano dello sport, viva il CSI, viva Avis Fano, grazie ancora Borgo per essere uno di noi. Faccio il serio, sono Toio, è sbattito, sì, l'ha fatito, bravo Toio. Andiamo sul comando, canotta rossa, bravissimo. La dedica a Stegaglia. Accogliamo con un bel applauso. Bravo, complimenti. Maria Ferre, di scacco, bravo. Buonissima medaglia. Buonissima medaglia. Anche per tutti. Concorrenti, anzi. Stato bene, trovo. Ancora dedica a Stegaglia, prova tutti con la testa. Bravissimo, Davide, bravissimo Francesco. Number one, numero uno, bravissima, anche per te, braccia al cielo, te lo meriti, brava. Oh, gli ultimi concorrenti, bravi, anzi sono i primi del nostro cuore,
siamo i migliori, più bravi, bravi, volata, bravi così, bravi. Bravissimo, bel applauso, non sento gli applausi, bravo, ancora qualche minuto, bravo così, faccio cero perché siamo tutti vincitori, mi raccomando, bellissima medaglia. 24esima edizione a Corrifano, quest'anno corriamo in memoria di Andrea Borgogelli, un grande amico, un maratonete, un grande donatore. Fra l'altro un ricordo migliore non è che correre, amava correre, quindi avete formato un bellissimo gruppo con questa bella maglietta rossa. Siamo qui con Fabrizio e tutti gli amici più cari di Andrea, oltre a un seguito ancora più particolare, quindi ci teniamo davvero a essere presenti in numero importante proprio per ricordare quello che è una figura di riferimento, un amico caro che sarà sempre qua nel nostro cuore. Quanti chilometri farete per ricordare Borgo? Noi abbiamo deciso tutti assieme, visto anche che ci sono i bambini, di fare tutti assieme la camminata, quindi il percorso camminando sarà un'occasione per vedere questa onda rossa che accompagnerà tutta la manifestazione, e noi siamo orgogliosi di farlo perché ci teniamo, e veramente. Abbiamo ricordato donatore Avis, e quindi abbiamo anche un premio speciale, qui lo possiamo vedere, al primo donatore uomo, la prima donatrice donna, quindi i donatori Avis i più veloci tra gli uomini e le donne, andrà questo bellissimo, bellissimo trofeo. Il significato? Abbiamo ideato tutti assieme questo presente per il primo classificato femminile, la prima classificata, che vuole ricordare quelle che erano le passioni di Borgo, soprattutto oltre chiaramente alla donazione, anche l'amore per la corsa, per il podismo e anche l'amore per quella che era la bevanda principale della sua, la sua preferita, la birra. Quindi c'è questa piccola botte di birra con piedini e mani che sbucano fuori, in modo da ricordare sia la manifestazione che quelle che erano le sue passioni. Ricorderei anche il CSI Fano, il Centro Sportivo Italiano, perché parte del ricavato di questa 24esima edizione della Corrifano andrà in favore giustamente della famiglia. Sì, sì, assolutamente, perché noi ci teniamo e vogliamo tramite questo evento manifestare la nostra vicinanza alla famiglia. Penso che lo stiamo facendo in maniera significativa, loro lo sanno che possono contare su di noi, perché quest'onda rossa non si fermerà. Grazie, lo vogliamo salutare con un bel applauso, arriva fine in cielo. Grazie, bravi, bravi, complimenti, congratulazioni. Pronti sulla linea di partenza, quindi sta per scattare questa 24esima edizione. Partiti! Sta per scattare questa 24esima edizione della Corrifano, organizzata dal Centro Sportivo Italiano. Tantissimi quest'anno, record iscritti per questa manifestazione, oltre 500 gli atleti al via, dei quali 250 sono in gara nella distanza, vi dicevo, la distanza collinare di 8 km 400 metri lungo le colline di Gimarra. Siamo solo nelle fasi iniziali, un percorso collinare, quindi anche con delle salite impegnative. A livello femminile abbiamo la vincitrice della prima dell'ultima edizione, Michela Zandri, la fanese Michela Zandri, ancora atleti che si stanno studiando, siamo solo alle battute
iniziali di questo primo Memorial Andrea Borgogelli, fra l'altro lo ricordiamo scomparso in modo prematuro nel mese di giugno in un tragico incidente in autostrada, fra l'altro iscritto alla società Fano Corre, aveva preso parte a varie edizioni della Corri Fano ed inoltre, oltre che papà, anche donatore Avis, appunto lo ricordiamo con questo doppio trofeo sia a livello maschile che femminile per i donatori Avis più veloci. Ancora il gruppo, questo lunghissimo gruppo che si sta allungando, si sta sgranando per queste fasi iniziali, tratto pianeggiante, ancora sono tutti lì che si stanno studiando gli atleti, vediamo anche nelle primissime posizioni Davide Seri, Giovanni Pazzagli, Mirko Cimarelli, Andrea Fiorani, poi anche Ercoli. Ecco, inquadriamo anche il vincitore della passata edizione, Gianmarco Ceresani, che quest'anno ha lasciato liberi i suoi avversari, quindi è Fabio Ercoli che fra l'altro ha vinto l'ultima edizione con 29 netti, quindi 29 netti per Fabio Ercoli, quindi ha vinto l'edizione del 2017, Fabio Ercoli che attualmente è nelle primissime posizioni. Altro successo per lui nel 2012, quindi 2012-2017 successi per Fabio Ercoli che già si mette in luce, affiancato 3.14 al primo 1000, quindi andatura sostenuta, gli atleti guardano anche il cronometro, ecco Mirko Cimarelli dell'Atletica Senigallia che si incarica di fare l'andatura, poi Davide Seri dell'Osteria dei Podisti, quindi Giovanni Passaglia Polisportiva Montecchio, Andrea Fiorani della Winner Foligno e Fabio Erco, il vincitore di due edizioni 2017-2012 della Gabbi Bologna. Si è formato alle loro spalle un gruppettino guidato da Riccardo Quattrini, ecco siamo ormai, gli atleti stanno per transitare proprio a fianco al campo sportivo, a fianco a via Cini da dove è avvenuto qualche 4 minuti fa la partenza di questa 24esima Corri Fano, quindi ecco tantissimo il pubblico presente in questo primo strappo di giornata, affrontato al comando da Mirko Cimarelli, poi Fiorani, ecco Fabio Ercoli, tratto ancora un falso piano, ecco, falso piano, però ancora sono tutti lì, giochi ancora apertissimi, siamo soltanto alle battute iniziali, imparabile, la strada inizia a salire, asfalto sconnesso come nella passata edizione, è cambiato poco per quanto riguarda l'asfalto. Ecco, Mirko Cimarelli, qualcuno mi dice anzi è peggiorato perché è passato un anno, anche per me è passato un anno infatti, quindi anche io sono peggiorato. Andrea Fiorani, affiancato, ecco Andrea Fiorani, canotta bianca della Winner Foligno, ecco Andrea Fiorani si è preso l'incarico di guidare questo quartetto, nel frattempo si è staccato Giovanni Pazzaglia, ecco si è staccato Giovanni Pazzaglia, si stanno studiando i quattro uomini al comando, si stanno studiando, ma già questa prima salita può fare selezione, ha perso contatto dal gruppetto di testa Giovanni Pazzaglia della Polisportiva Montecchio, questo percorso immerso nel verde con scorci paesaggistici veramente bellissimi, che scivola dolcemente questo percorso verso il litorale adriatico, verso la spiaggia, con questo mare blu che si confonde con il cielo, quindi sempre Andrea Fiorani e Davide Seri, ricordato Mirko Cimarelli, siamo al secondo chilometro, vediamo il secondo chilometro, è rimasto un terzetto perché Mirko Cimarelli 3.37 questo secondo 1000, ecco Davide Seri affronta questa seconda salita dopo un leggero falso piano, è sempre affiancato da Andrea Fiorani, Andrea Fiorani di Seri, Fabio Ercoli cerca un po' di
imprimere il ritmo, ma sono ancora tutti insieme. Mirko Cimarelli sembra soffrire più di gli altri, siamo a Villa San Biagio, sempre Andrea Fiorani, Davide Seri e Fabio Ercoli. Fabio Ercoli, Fabio! Fabio Ercoli, il gemello oggi non è con noi, Fabio Ercoli. Ecco che siamo ancora a tratto di falso piano, stiamo allungando. Mirko Cimarelli ha perso leggermente contatto. Beh, per Fabio Ercoli è gara e riscaldamento, visto che è arrivato insomma l'ultimo secondo, quanto gli atleti erano già da qualche minuto schierati sulla linea di partenza, quindi non ha avuto modo di fare riscaldamento, lo sta facendo in questo momento nel tratto per lui più agevole, quello in discesa nel falso piano. Ci avviciniamo al terzo chilometro, quanto Andrea Fiorani sembra leggermente cedere alla progressione dei due battistrade. Fabio Ercoli che si è portato al comando, tallonato da Davide Seri. Ecco Davide Seri che va a ricucire questo piccolo strappo. Intanto sta perdendo contatto Andrea Fiorani, l'umbro Andrea Fiorani della Winner Foligno, sta perdendo metri preziosi nei confronti della coppia di testa formata da Fabio Ercoli, carabiniere di Rio Salso di Tavuglia, che difende i colori della Gabbi Bologna. Alle sue spalle Davide Seri dell'Osteria dei Podisti, lo ricordiamo quest'anno grande protagonista alla panoramica, alla mezza maratona. Incurante di Davide Seri, Fabio Ercoli, vincitore nel 2017 e 2012. L'anno scorso 29 netti per Fabio Ercoli. Ha modo anche di ammirare il panorama, forse con la scusa del panorama sta guardando al suo fianco se c'è ancora Davide Seri, ha incrociato lo sguardo, Davide Seri che si è frapposto tra lui e il mare. Siamo arrivati quasi a metà percorso, 8 km 400 metri, 4 dei quali sono già andati in archivio da parte dei battistrade. Intanto in lontananza vediamo il nutrito gruppo dei concorrenti, 240 gli atleti iscritti nella gara competitiva, 200 invece nella camminata ludico-motoria con gli amici di Borgo, numerosissimi che andranno a percorrere 4 km, metà del percorso lungo. Mentre questo primo Memorial Andrea Borgogelli si era aperto con le affollate nutrite gare riservate ai giovanissimi da 0 a 17 anni, ben 112 al via. Ancora una fase di studio tra i due battistrada, Fabio Ercoli e Davide Seri, quindi veramente gara emozionante, tratta ancora in falso piano, quanto va a scendere leggermente con Fabio. Ecco, siamo al giro di boa per quanto riguarda la camminata di 5, 4 km 700 metri, quindi che ritorneranno all'arrivo in via Cena presso la pista polivalente, mentre la gara di 8 km prosegue verso Ronco San Baccio. Metà percorso vede sempre al comando una coppia formata da Fabio Ercoli e Davide Seri. Mai le salite sono terminate, quelle più impegnative. Adesso è un continuo saliscendi nervoso, ci portiamo anche verso il ristoro, spugnaggio e ristoro, quando ha guadagnato circa due metri Fabio Ercoli su Davide Seri, che comunque è ancora lì. Ecco, al punto di ristoro ne approfitta Fabio Ercoli per allungare, tratto in discesa dopo il punto di ristoro. Sembra riesca a mantenere un discreto margine di vantaggio Fabio Ercoli, ha guadagnato circa 10 metri di
gli ha guadagnato 10 metri nel tratto in discesa, proprio in prossimità del... Sta controllando il tempo Fabio Ercoli, aumenta leggermente il suo vantaggio, aumenta il suo vantaggio, ecco, è aumentato, non si cura di Davide Seri, non si è voltato indietro, ma prosegue deciso la sua cavalcata, ecco Davide Seri che mantiene ancora 10 metri di svantaggio rispetto il battistrada, questa lunga discesa prima dell'ultima salita che lo proietterà poi verso l'arrivo. Ancora aumenta il vantaggio di Fabio Ercoli che ha costruito questo momentaneo vantaggio all'altezza del ristoro. È aumentato nel frattempo il vantaggio del battistrada, ecco, vediamo in lontananza la canotta arancione di Davide Seri. I due atleti sono stati insieme fino al quinto chilometro all'altezza del ristoro, aumenta ancora il vantaggio. Adesso la preoccupazione maggiore, siamo al sesto chilometro. 2,59, siamo al sesto chilometro. Vi dicevo, la preoccupazione più grossa per Fabio Ercoli, fare lo slalom tra le buche. Ecco Fabio Ercoli, Davide Seri in seconda posizione. Adesso lotta serrata per quanto riguarda le posizioni di dal terzo posto in poi. Ricordiamo che quest'anno all'interno della 24esima Corrifano, in ricordo di Andrea Borgogelli, saranno premiati anche il donatore, la donatrice più veloce, donatore, donatrice Avis più veloce. È aumentato ancora il vantaggio di Fabio Ercoli, che lo ricordiamo già vincitore nel 2012 e 2017. Adesso forse la cosa, la curiosità più grossa è vedere se batterà il suo record, il record personale su questo percorso di 29 netti, un'andatura costante. Fabio Ercoli ancora in piena fase di spinta. Siamo alle battute finali di questa 24esima edizione della Corrifano, organizzata dal Centro Sportivo Italiano, con il record di iscritti, oltre 500 gli atleti alle vie. Intanto possono partire gli applausi, accogliamo con un calorosissimo applauso, ecco Fabio Ercoli con 28.08, vediamo se va a battere il 29 netti dell'edizione 2017, ormai ci siamo, sì, fa meglio, un bel applauso per Fabio Ercoli con 28.31. Arriva Davide Seri, un bel applauso per Davide Seri, 28.31 il tempo ufficiale. Per ciao Marco Pagnetti, salutiamo il presidente della CSI Fano, grazie, intanto un applauso che accomuna anche il secondo classificato Davide Seri. Bel finale tra Mirko Cimarelli e Riccardo Quattrini. Ecco Mirko Cimarelli che va a chiudere in terza posizione, Riccardo Quattrini, grande gara per Riccardo Quattrini, bravissimo Riccardo Quattrini. Tanto Giovanni Pazzaglia che si guarda alle spalle, se non erro, quinta posizione Andrea Fiorani della Winner Foligno, ecco Giovanni Pazzaglia e Andrea Fiorani, questi uomini hanno fatto gara di testa fine dalle battute iniziali, poi già fin dalla prima salita il gruppo si era sgranato, ecco anche Andrea Fiorani della Winner Foligno che va a chiudere, poi Tommaso Giovannini Running Club Sombrone, ecco Tommaso Giovannini bravissimo che va a chiudere, poi Fabio Terrazzini Castel San Pietro Terrazzini, ma adesso fare puntate sulla gara.
Beh, sei arrivato per ultimo, l'ultimo secondo, ti abbiamo aspettato e poi hai vinto. Sì, innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori e gli altri concorrenti per il fair play iniziale. La mia convinzione che la partenza fosse alle 17.30 mi ha fatto trovare insomma impreparato, quindi vi ringrazio già in anticipo. Poi per quanto riguarda la gara invece sono partito in salita stando in gruppo perché non è nel percorso in cui riesco a fare selezione, poi appena è partita la discesa ho iniziato ad allungare, diciamo, e ho vinto abbastanza facilmente questa edizione. Grazie a tutti. Già prima nel 2012-2017 con 29 netti ti sei migliorato di 29 secondi, insomma, sei come il vino. Sì, sì, l'anno scorso è stato un anno un po', devo dire, un poco proficuo dal punto di vista atletico, non stavo mai in forma e quest'anno mi sto sentendo meglio, ecco. Grazie a Fabio Ercoli, vincitore di questa 24esima edizione della Corrifano con 28 e 31. Vai Michela Zandri! Si conferma sul piedistallo più alto dopo il successo della passata edizione. 32-20. Noi stiamo aspettando la seconda concorrente femminile, quindi diciamo che è stata una vittoria, tra virgolette, tranquilla. È andata bene. Ho delle buone sensazioni quando corro. Corro bene, riesco a spingere, mi sto allenando bene, quindi finché c'è, si tira. A metà agosto hai avuto qualche problemino alla due giorni, mi sembra che hai recuperato alla grande. Sì, diciamo che ho avuto un calo, vengo da una stagione in cui mi sono allenata molto, ho fatto molti lavori di qualità e diciamo che nella settimana di Ferragosto tra il lavoro e gli allenamenti ero stanca, quindi ho preferito non caricare di più e non finire nemmeno la prima. Mi dispiace perché è una gara che a me piace molto, però non avevo delle buone sensazioni a differenza di oggi. Oggi sei di Fano, anche se difendi i colori delle Calcinelle Rane, quindi non potevi mancare a questa gara e non potevi non dare il meglio di te stessa. No, poi è sempre un piacere gareggiare qua nelle colline di casa, quindi se posso partecipo sempre. Grazie a Michela Zandri, la vincitrice al femminile di questa 24esima edizione della Corrifano. Io inizierei con la novità di quest'anno, con l'Avis, perché
è in memoria di Andrea Borgogelli, questo nostro amico, questo ragazzo quarantenne scomparso in modo tragico il mese di giugno, fra l'altro maratoneta, ha preso parte a tante edizioni della Corrifano, donatore, ecco perché abbiamo istituito questo premio per il primo donatore, la prima donatrice Avis, i più veloci in assoluto, e quindi veramente iniziamo, ecco anche Marco Savelli per quanto riguarda l'Avis, quindi iniziamo con questo premio speciale che va tra le donne a Michela Zandri, prima donatrice Avis, e chiamiamo anche il primo donatore, rimani qui, e che è Mirko Cimarelli. Mirko, bravo. Quindi Michela Zandri, che fra l'altro ha vinto la gara, Mirko Cimarelli, bravissimo Mirko, facciamo un bel applauso a questo premio speciale per i donatori Avis più veloci in assoluto, e tra le donne non potevamo averla più veloce perché l'ha vinta in assoluto la gara, quindi bene, allora passiamo il microfono alla zia di Andrea Borgogelli. Ho voluto dedicare a mio nipote queste parole come donatore e ho scritto queste semplici parole. Il donatore Avis. Chi è il donatore di sangue? È facile delineare la figura di questa nobile persona. Altruista per antonomasia, ha fatto suo il più grande ed importante dei santi comandamenti. Ama il prossimo tuo come te stesso. Questa è stata la spinta che ha determinato, che è determinante, che lo ha portato alla donazione. Egli non dona il suo sangue, ma concede parte della sua vita. Vita che continuerà ad esistere nel tempo in persone bisognose di tale preziosa linfa. Andrea Borgogelli era e sarà sempre uno di loro. È così che ci piace ricordarlo. Facciamo un bel applauso, ma forte, deve arrivare fino lassù. Grazie. Grazie. Io a nome del CSI Fano, di tutti quelli che hanno partecipato, in particolare dei tanti amici con la maglietta rossa che avevo anch'io quando correvo, consegno anche un contributo, piccolo contributo economico, grazie a quello che abbiamo raccolto oggi con la partecipazione di tutti, per la famiglia di Borgo. E niente, questo è per te Borgo, grazie. Grazie, una grande, veramente una giornata speciale, non solo di sport ma di solidarietà e in memoria di un grandissimo amico che da lassù insomma ci ha assistito, ci ha benedetto per questa 24esima edizione della Corrifano. Grazie ancora, grazie anche all'associazione estemporanea che si è costituita per ricordare Andrea Borgogelli, Borgo. Con le vostre canotte, con le vostre magliette. Andiamo agli assoluti, con la vincitrice assoluta Michela Zandri, Calcinelli Run con 32-23. Si conferma sul piedistallo più alto dopo il successo della passata edizione. Bene. Allora, per lei va Coppa, Prosciutto, Buono Running Center, Pettorale o per la gara di Fano, il trofeo Lamberto Tonelli. Uomo, rimani qui un attimo, chiamiamo anche il vincitore assoluto Fabio Ercoli della Gabi Bologna, già primo nel 2012-2017 con 28-26. Bene, grazie, complimenti, congratulazioni. Ciao Michela Zandri, Fabio Ercoli. Siamo alle categorie. Prima le società. Bene. Partiamo dalla terza, gruppo podistico Lucrezia. Ok, io mi defilo. Rimani qui, secondo posto per Fano Corre, bene, primo posto per questo gruppo che diventerà ufficiale per gli amici di Borgo. Un applauso, gruppo turistico Lucrezia, Fano Corre e gli amici di Andrea Borgogelli. Oh, erano 150, insomma, che ci voleva 150 prosciutti, ma... Dal primo, categoria A, Mirko Cimarelli. Cimarelli. Secondo, Andrea Fiorani. Terzo, Tommaso Giovannini. Quarto posto, Marco Poggiali.
Marco. Quinto posto, Luigi Mediatore. Bravi, grazie, complimenti, congratulazioni. Prossimo anno. Categoria B, Davide Seri, Osteria dei Podisti, Giovanni Pazzaglia, Montecchio. Terzo posto, Giacomo Broccoli, Avisal Urbino. Quarto posto, Andrea Morini. Quinto posto, Stefano Eusebi. Grazie, complimenti, congratulazioni. Riccardo Quattrini, Fabio Perazzini. Terzo posto, Michele Sorcinelli. Quarto posto, Luca D'Andrea, Senigallia. Quinto posto, Ottavio Papparelli. Categoria D, grazie, complimenti, congratulazioni. Categoria D con Ugo Moroni, Castel San Pietro. Secondo posto, Doriano Bianchi. Terzo posto, Daniele Pradarelli, Gruppo Politico Lucrezia. Quarto posto, Luigino Sbaffi, Calcinelli Run. Giuseppe Adragna, Polizia Penitenziaria. Categoria E. Primo posto per Adolfo Accaleai, Castel San Pietro. Secondo posto per Oscar Pecchielan. Terzo posto per Mario Castellani, Fano Corre. Quarto posto, Enzo Franchini. Siamo al quinto, Rino Marinelli, Avis Fano. Bravi, grazie, complimenti, congratulazioni, buon ritorno a casa. Categoria F, con Gaia Marinescu, Simona Cicetti, Diletta Iacucci, Giorgia Gaudenzi. Siamo alla quinta, Beatrice Lombardini. Grazie, complimenti, bravissime. Luana Leardini, Chiara Orlandi, secondo posto, Gigliola Guidi, terzo posto, Giovanna Bruni, quarto posto, Fano Corre, Annita Mencarelli, ancora Fano Corre. Ciao a tutti. Grazie a voi, grazie, complimenti, congratulazioni, ci vediamo il prossimo anno con la 25esima edizione della Corri Fano. Vai. Un attimo prima di andare via, a nome del comitato del CSI, volevo premiare la famiglia Oliva per la consueta collaborazione, quindi per Leonardo e per la signora. Abbiamo un... Vuol venire signora? Abbiamo un piccolo dono di ringraziamento e un applauso anche per loro, che sono sempre preziosi. E anche un applauso, ce lo facciamo da soli, a tutte le magliette blu che hanno contribuito da stamattina a realizzare questa manifestazione. Grazie a tutti, tutti questi ragazzi che si sono spesi volontariamente per farci divertire, per ricordare un amico. Quindi grazie a tutti, appuntamento alla prossima edizione.